Come si evince già dal titolo, il sogno è uno dei protagonisti di questo suo ultimo libro, di questa sua ultima fatica letteraria. Il sogno però nella realtà quanto aiuta? Aiuta? È un'illusione? Talvolta è un conforto? O possono davvero esistere sogni premonitori come in questo romanzo? No, i sogni sono dei segnali o che qualcosa non va, o che c'è qualche cosa che noi dobbiamo capire di noi stessi. Quindi è come una febbre, non ti dice la malattia, però ti dice che c'è qualcosa. E quindi va indagato, però bisogna mettere in moto l'intelligenza, l'immaginazione. Il sogno va d'accordo con l'intelligenza e l'immaginazione. Ecco, un riferimento immancabile ai temi sociali che si affrontano in quest'ultimo libro, il turismo sessuale, la scomparsa dei bambini, il femminicidio, la donna al centro, insomma, di questo romanzo. E purtroppo fanno parte della realtà, anche se io mi sono messa a raccontare una storia di un maestro con i suoi bambini, però poi intorno a lui scompare una bambina, un'altra viene sequestrata, questo entra, quindi lui non può non occuparsi del reale che entra sempre prepotentemente nelle nostre vite. Un'ultima battuta in riferimento alla letteratura. Traspare un evidente amore per la letteratura, ma un sospettato del rapimento della bambina è un maniaco di Proust. C'è un'ambivalenza da questo punto di vista. No, è che volevo far vedere, e questo purtroppo l'ho constatato facendo le mie analisi e le mie indagini, che non è sol che la violenza non viene soltanto dagli emarginati, dagli ubriaconi, dai poveri, dai frustrati, viene anche da persone colte, purtroppo. Sempre per quel rigurgito della cultura del possesso. La cultura del possesso è terribile perché porta a voler mantenere, fissare le persone e non dare alle persone la loro autonomia. E quando queste persone la rivendicano, la persona che si sente minacciata può trasformarsi in un assassino.